Ritrovati su WF 2001, l'unico canale che parla di automobili, cinema e calcio, e sport in generale in realtà. Qualche giorno fa ho acquistato al volante, mese di aprile 2017, trovate in copertina l'Alfa Romeo Stelvio Veloce e la Ferrari 812 Superfast, la nuova ammiraglia del cavallino. Oggi volevo parlarvi di 147 e 156 GTA contro Giulietta e Giulia quadrifoglio verde, o della gamma quadrifoglio verde in generale, molto 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 veloci. Sul finire degli anni 90, inizio nuovo millennio, quindi sul finire del millennio scorso, inizio nuovo millennio, furono lanciate due berline che hanno cambiato la storia dell'Alfa Romeo. La 156 lanciata nel 1997 e la 147 lanciata nell'anno 2000. Entrambe vinsero il premio Car of the Year, auto dell'anno, rispettivamente nel 1998 e nel 2001. Pensate che sulla 156 viene lanciato in contemporanea con la Mercedes la tecnologia tubo diesel Common Rail. La 156 e la 159 hanno alcune caratteristiche che le hanno rese uniche, per esempio le maniglie posteriori nascoste nei montanti dei finestrini, che hanno reso le loro forme simili a quelle di una coupé. Tra le altre cose, la 147 col suo motore 3002 V6 busto da 250 cavalli era l'auto compatta del segmento C più potente e veloce mai vista. Oggi invece le cose sono cambiate. La 147 era la più veloce e la più potente della sua categoria, non la 156. Con la sua versione GTA montava lo stesso motore e se la cavava male rispetto a una BMW M3 che di cavalli ne possedeva 343, poi saliti a 420 e poi saliti a 450 nell'ultima versione. Cosa è successo nel frattempo? La 156 è stata sostituita dalla 159, lunga 23 cm in più, ha portato la stazza a 4,66 m, 6 cm in meno soltanto dell'ammiraglia 166. La 159 è stata un'auto di successo, più o meno di successo, non quanto la 156, è stata una bella auto, un'auto che io ho apprezzato, ma soffriva molto il fatto che fosse nata da una piattaforma destinata anche a veicoli della General Motors e della Opel in generale, infatti risultava molto pesante, curata, molto curata, ma molto pesante, e più non aveva il top di gamma V6 busso, bensì aveva nuovi motori GTS. Inoltre per anni si paventò di una versione GTA della 159, che poi non venne mai realizzata. Il perché? Perché all'epoca i motori Maserati erano di oltre 4 litri di cilindrata e quindi si è saltata una generazione praticamente. La 159 venne anch'essa nominata all'auto dell'anno e arrivò terza. Ora parliamo di Giulietta e Giulia quadrifoglio verde, ma in realtà Giulietta e Giulia entrambe sono arrivate seconde per una manciata di voti al concorso auto dell'anno, secondo la Giulia uscita nel 2009, arrivata seconda nel 2010 e voglio dire Giulietta, e seconda anche la Giulia uscita nel 2016, era arrivata seconda nel 2017 dietro la Peugeot 308, forse con qualche voto ritoccato degli spagnoli. Entrambe hanno come top di gamma una versione chiamata quadrifoglio verde e non GTA, e questo ci fa storcere un pochino il naso, ma i motori questa volta sono diversi. Giulia e Giulietta hanno due destini, due modi di essere diversi. Per quale motivo? La Giulietta monta un motore molto molto piccolo, un motore 1700 di cilindrata, 1742 centimetri cubici, derivato dal 1008 della Delta, e approdato sulla prima sulla Mito GTA, sul prototipo Mito GTA mai andato in cantiere, e poi sulla Giulietta, prima con 235 cavalli e ora 241, velocità massima 244 km/h. È meno potente e meno veloce della 147 GTA, però considerando che ha un motore di una cilindrata quasi inferiore, quasi la metà, quasi dimezzata, è un 1007 in confronto di un 3002, beh, i risultati non sono pochi. Il problema però è che il segmento C si è evoluto e adesso, a parte la Mercedes classe A 45 AMG che ha 180 un rapporto di 180 cavalli litro, 190 cavalli litro e quasi 400 cavalli, ma ci sono anche auto non premium come la Ford Focus che hanno oltre 300 cavalli di potenza. Quindi purtroppo la Giulietta quadrifoglio verde è troppo poco potente, troppo poco veloce rispetto ai suoi concorrenti, anche ai non suoi concorrenti diretti, cioè parliamo delle auto non premium del segmento C. La Giulia invece è l'auto del segmento D più potente e veloce mai costruita, l'unica a superare i 500 cavalli, l'unica a superare i 300 km/h di velocità massima, lanciata col motore della Ferrari 488 GTB tagliato, tanto io che la considero l'erede della Tema 8,32 perché utilizza un motore Ferrari anche se tagliato. La Giulia ha una cilindrata 2009 turbo
da 510 cavalli, cioè 172 cavalli litro, in grado di arrivare a farle toccare i 307 km orari. Molti dicono che arriverà una versione GTA. Io spero una versione GTA, ma non credo che il motore possa essere tirato ancora di più. E non credo che la Ferrari dia poi alla Giulia il V8 della 488. Quindi io credo che una versione GTA non arriverà, anche se la vorrei vedere. Io spero di non avermi annoiato. Prima di lasciarvi, vi invito uno a cliccare sulla cozzetta per vedere la parte riguardante Alfa Romeo e Maserati. E poi volevo dire una cosa: l'unica pecca della Giulia. La Giulia ha 510 cavalli in versione quadrifoglio verde che fa toccare i 307 km/h. Ma non ho capito perché la Giulia veloce 2010 cilindrata, 4 cilindri, 280 cavalli, sia meno veloce di un Alfa Romeo 159 3002 GTS. Tutte e due a trazione integrale, perché mi sono fatto un paio di conti. Si potrebbe dire che pesa di più? No, è più potente e meno pesante, ma va a una velocità inferiore. La 159 3002 GTS a trazione integrale aveva 260 cavalli e pesava 1815 kg, ma toccava comunque 250 km/h. Io non capisco perché la Giulia veloce da 800, 280 cavalli e da 1530 kg di peso soltanto tocchi 240 km/h. Forse perché si sta toccando una sorta di, non lo so, nessuna versione sui 250 per non omologarsi alle tedesche. Forse perché non si voleva sputtanare la Ghibli anche in questa categoria e costruire un'auto da 260 all'ora. Perché con tutta buona volontà, se la 4C con un 1.7 che pesa meno di 1.000 kg comunque tocca i 260 con 240 cavalli, una Giulia veloce con 280 cavalli, io penso che i 260 comunque li possa toccare. Non un chilometro orario in più, ma almeno 260 li possa toccare. L'ultima cosa, io spero, ma credo che non arriverà mai, che cosa? I 3000 Maserati sulle Alfa Romeo. Come non arriverà mai il 2009 sulle Maserati, non arriverà mai il 3000 Maserati da 330 cavalli sia sulla Giulia sia sulla Stelvio. E questo è un peccato perché se la Stelvio comunque e se la Giulia e la Stelvio sono le auto più potenti e veloci della loro categoria, ricordiamo che la Stelvio prende il posto della Maserati Levante come SUV italiano più potente e veloce della storia e come rivale della Porsche Cayenne Turbo S. Non avendo motori 3000 né benzina né diesel, le Alfa Romeo faticheranno a macinare acquirenti. Io spero di non avervi annoiato, noi ci salutiamo, ciao a tutti!